Ebbene sì, Operation Health parte 2. Non è vero, sto scherzando. Salve a tutti operatori e bentornati su Rainbow Six Italian Community. Anche oggi si è tenuto un altro panel per la presentazione di ciò che avverrà durante l'anno 3 e non solo per quanto riguarda Rainbow Six Siege. Andiamo subito a fare una sorta di sommario delle cose più importanti, anche perché ci aspetta a breve la presentazione di Operation Outbreak e quindi ci sarà un video anche su quella. Iniziamo. Per prima cosa è stata analizzata Operation Health e i risultati da essa ottenuti, quindi miglioramento dei server e stabilità delle connessioni in generale. Tra l'altro è stato aggiunto che verranno inseriti altri due nuovi server, uno in Sudafrica e uno in Sud Europa. Non pensiamo che quest'ultimo possa interessare noi italiani in prima persona, però sicuramente ci renderà un po' più semplici le partite ed eviterà di incontrare persone con ping assurdi. Tra l'altro siamo consapevoli che non siete proprio d'accordo su queste migliorie apportate da Operation Health, però a quanto pare, dati alla mano, i server sembrano effettivamente più stabili. Nonostante ciò, continueranno a lavorarci per raggiungere una registrazione di colpi davvero ottimale. Si è passato poi ad analizzare il sistema di pick and ban che avevano anticipato un po' ieri. Questo sistema, mi raccomando, fate attenzione a questa cosa, sarà presente dalla Season 2, quindi dalla stagione con gli italiani, che inizierà più o meno a giugno, solamente nei tornei ufficiali della Pro League. Non sarà nel gioco, quindi non la vedremo in classificate, in libera e così via. Però potrebbe arrivare, qualora avesse un notevole successo, anche nelle partite di noi semplici player. Questo sistema è interessantissimo e consiste effettivamente in una sorta di pick and ban simile a quello di League of Legends, come vi ho anticipato questa mattina nel video di presentazione degli operatori. Più nello specifico, le due squadre avranno la possibilità di bannare un totale di 4 operatori, 2 attaccanti e 2 difensori, un attaccante e un difensore per squadra. In questo modo questi 4 operatori non potranno essere utilizzati per tutto il corso della partita da entrambe le squadre. Il sistema sembra molto interessante anche perché prevede un'ulteriore aggiunta. Questa aggiunta consiste nel fatto che ci saranno le scelte palesi. Che cosa vuol dire scelte palesi? Semplicemente, una volta scelta la squadra intera, quindi 5 operatori per parte, entrambe le squadre verranno messe a conoscenza degli operatori scelti dagli avversari e solamente uno degli operatori per squadra potrà essere cambiato, ma senza che la squadra avversaria ne venga messa a conoscenza. Personalmente considero questa una meccanica davvero entusiasmante, anche perché immagino possa mettere ancor più tatticismo nelle mani dei player. Quindi mi auguro che la Ubisoft possa realmente pensare di inserirla in classificata. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui giù nei commenti. Si è parlato poi di level design e più nello specifico della questione delle mappe, questione che più volte avete sollevato anche voi sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram, chiedendoci spesso e volentieri se ci fossero novità al riguardo. Eccovi finalmente le novità che più o meno aspettavate. Dico più o meno perché effettivamente non ci sarà un vero cambiamento al pool di queste mappe, almeno per quanto riguarda la classificata e almeno per la prima parte di quest'anno. Infatti rivedremo una nostra vecchia conoscenza, ovvero la mappa Yacht, all'interno delle libere, anche se non si sa precisamente quando. Comunque pensiamo a cavallo tra la prima e la seconda stagione. Al contrario, si sono molto sbilanciati sul concetto di level design che stanno applicando a Rainbow Six Siege. Ci sarà innanzitutto una rielaborazione delle mappe che non sono più in classificata, in modo da renderle nuovamente competitive, come per quanto riguarda base di Irford. Infatti rivedremo questa mappa nel pool delle classificate all'inizio della terza stagione e subirà dei cambiamenti davvero importanti che potrete vedere ora nelle immagini. Secondariamente ci sarà una sorta di map buff, ovvero di potenziamento di mappe già presenti per migliorare l'esperienza utente e per cambiare anche un po' il meta del gioco. Lo vedremo ad esempio in Clubhouse, che subirà delle modifiche sostanziose all'inizio della Season 2, quindi riavremo come una sorta di nuova mappa insieme a quella degli italiani, quindi quella ambientata nella nostra nazione. Spero che abbiate trovato utili tutte queste informazioni e quindi vi invito a lasciare un like e a condividere questo video con i vostri compagni di squadra. Noi ci vediamo a breve con un altro video su Operation Outbreak.
you make me wanna talk back.